Bentornati sul canale del Blaze e benvenuti ad una nuova puntata di Patenti di Vita. So che la stavate aspettando, almeno spero, di che cosa parleremo oggi. Ecco, oggi affronteremo un argomento diverso da quelli precedenti. Nelle scorse puntate ci siamo lamentati, giustamente, tutti insieme, io e voi, di alcuni aspetti della Konami, come i premi praticamente irrisori, la banned che non esce, che non ha la data, che ha all'interno carte assurde. Bene, quest'oggi noi faremo, guarda, voglio dire un elogio alla Konami, perché la Konami, dopo diversi anni, ha raggiunto un obiettivo che tutti noi consideravamo ormai irraggiungibile. Il meta finalmente vario. E non parlo di un meta vario formato da tre mazzi in croce. Sì, è vario, però non lo è poi così tanto. Sono intervenuti nelle ultime 2 settimane vari fattori. L'entrata in vigore della nuova banned, l'uscita dell'ultima espansione e l'ICS di Chicago, conclusosi domenica scorsa, che ci possono finalmente far dire è tornato il meta vario. Erano diversi anni che non avevamo più un meta così variegato. Almeno dobbiamo tornare alla prima parte del 2014. Perché? Com'è che la Konami è arrivata a questo punto, finalmente? Allora, questo non sarà un video di analisi del nuovo meta, anche perché non devo essere certo io a dirvi che cosa fa Thunder Dragon o Orcus, però passo velocemente ad elencarvi la top 32 dei CS di Chicago, ottenuta con fatica, perché dobbiamo ricordare che gli eventi americani non sono streamati, non hanno un feature. Praticamente negli Stati Uniti ci sono i regionali da 400 persone, noi in Italia ne ho fatto io uno domenica scorsa, lo sapete, 65 persone, che per noi è considerato un regio di alto livello, perché di solito i reggio nostri hanno 30-40 persone, ce n'erano 65. Ebbene, però noi in Europa abbiamo gli streaming, a Düsseldorf sarà streamato, mentre in America no. Comunque, grazie a varie testimonianze, vari testimoni presenti sul posto, abbiamo la top 32 dell'ICS di Chicago, elenchiamola velocemente. 10 Sky Striker, vabbè, si sapeva, non è stato toccato dalla banned. 9 Thunder Danger, ovvero Thunder Dragon con la variante Danger. Ce n'erano ben 9. Un Thunder Dragon puro, che si è voluto distinguere dagli altri. 2 Subterror, che con l'uscita di Guru, lo sapete, adesso il mazzo è praticamente un mazzo da meta. 2 Crusadia, poi bisogna vedere in che versioni, sicuramente con i Guard Drago, però Crusadia è anche un archetipo considerato for fun. Un Trickstar, addirittura. Un Prankitz, ovviamente. Un ABC, giocato dall'unico giocatore ABC rilevante nel mondo, ovvero Calvin Tan. Un Cyber Drago, un Pendulum, che ricordiamo, Pendulum è una meccanica di gioco, però adesso ormai se c'è un mazzo pendolo si chiama direttamente mazzo pendolo, vabbè. Un Danger puro, che non so cosa faccia, francamente, vabbè. Un Danger Orcus, che è un nuovo archetipo molto veloce di secondo che riesce a rotticappare con Borresworld, e addirittura il vincitore dell'ICS, Danger Luna Light. Cioè, Luna Light ha vinto l'ICS di Chicago. L'ICS è stato vinto da Luna Light, portato da Raffaele Nevenio direttamente dall'Olanda, facente parte del team CCG, che insomma ci ha zittito tutti. Luna Light ha vinto un ICS di 1600 persone. Non posso fare a meno di ricordare un momento aneddoto. Praticamente autunno 2016 io feci un regionale a Macerata e lo vinsi anche con Maschediro. Pre-Inov, quindi non con la Todalli, vabbè, basta con le autocelebrazioni. Praticamente era da poco uscito il pacchetto in cui c'erano i Luna Light, il pacchetto di Giara dei Desideri, non mi ricordo come si chiamava. Primo turno di questo regionale beccai un vecchio, ci avrà avuto più di 50 anni, stava lì, giocava Blue Eyes, l'ho battuto subito velocemente, quindi poi esco a fumare la sigaretta e viene anche lui fuori. Avevo il terrore che mi potesse fare dei report di suoi tornei passati, sapete che io odio i report. No, invece stava lì a bersi una birra alle 11 di mattina di domenica e parlammo un po' del gioco. Lui mi disse, io prossimo evento gioco Luce Lunare, perché Luce Lunare con una carta TK. E io dicevo, sì, è vero, poi in realtà, ma che fa sto mazzo, cioè, francamente. Ebbene, vedi, gli anziani, i vecchi,
Sono più saggi di noi, guardano al futuro, guardano più lontano di noi. E dopo 3 anni questo signore ha avuto ragione. Quindi, caro signore, se sei ancora vivo, tu avevi ragione. Si scherza, ovviamente. Allora, ha vinto Luna Light, ma comunque parliamo di veramente un meta vario. Poi, francamente, sono tre i cessi di fila che succede l'imponderabile. A Milano vince Prankids, in Australia vince Altergeist e qui ha vinto Luna Light. Allora, è un meta vario. Come ci siamo arrivati? Questa è anche una risposta ai giocatori che quando c'è il monometa vogliono il meta vario. Adesso che c'è il meta vario, un po' di tempo che c'è, sento i giocatori lamentarsi e dire no, rivoglio il monometa, rivoglio il monometa. Partiamo da una considerazione. La Konami non può passare da un monometa a un meta così vario con uno schiocco di dita. Ci vuole un procedimento molto lungo e vi spiego perché. Perché supponiamo che esca Zodiac un'altra volta. Allora, Zodiac è un mazzo T0 monometa, tutti noi ce lo ricordiamo. Zodiac esce, le carte chiave del mazzo, Trident, Brood Bull, Barrage, sono Secret, costano un botto, la Barrage costava 70 euro l'una, quindi io spendo 200 euro, spesi 200 euro per un playset di Barrage e il mazzo diventa T0. Cosa succede? Giustamente essendo monometa, voi dite la Konami dovrebbe tornare ad avere il meta vario subito, quindi la banned esce un mese dopo il rilascio degli Zodiac, possono quelli della Konami bannare Trident, bannare Brood Bull come successe effettivamente 7 mesi dopo, rendendo di fatto inutili le Barrage, anche se lo pagate tanto rimangono a 3, se mi bannate le altre carte diventa un mazzo inutile. La Konami questo non può farlo, perché altrimenti io player che spendo 200 euro per un playset che mi viene bannato un mese dopo, mi arrabbio come una bestia e non gioco più a Yu-Gi-Oh! Oppure continuo a giocare, faccio il PDR e non spendo più niente, gioco Trudraco. Smettete di giocare Trudraco ai regionali, per favore, mi sto triggerando. Allora, questo la Konami non può farlo. Tocca delle carte marginali. Questo vale sia per i monometa, sia anche per i mazzi da meta come Sky Striker. Avete visto, mette a uno drone dopo un po' di tempo, poi non lo tocca più. Thunder Dragon non tocca Colosso che costa 50 euro l'uno, tocca Sarcofago e Snow e altre carte. La Konami, quando voi fate un investimento, sembra difficile da capire, ma cerca di tutelarvi. Quindi, se crea un mazzo molto più forte degli altri e quel mazzo è costoso e non è un FTK, deve tenerlo per un po' di tempo. E dopo averlo, tra virgolette, segato, chi lo dice che torniamo ad un meta vario? Guardate che cosa è successo. Il 2017 è stato un anno nero. Abbiamo avuto Zodiac prima e dopo manco il tempo di festeggiare il ban di Zodiac a settembre 2017 è uscito Spiral e nuovo monometa. La Konami poi fece in modo, due banned, di togliere di mezzo Spiral, perché una prima banned limitò solo drone e quick fix, e finalmente poi mise a uno resort e Spiral è diventato un T2. A quel punto abbiamo avuto un meta vario ma comunque circoscritto a un paio di mazzi, ovvero Pendolo con l'Elettromite e il Trudraco con il Sasso e tanti T2. Dopo questo è uscito Sky Striker, ma abbiamo continuato ad avere sì tanti T2, però Gouki, Trickstar Sky Striker, fine. Dopo numerose banned e varie FTK di mezzo, finalmente siamo arrivati a questo punto. La Konami è riuscita a raggiungere un equilibrio fra mazzi nuovi usciti, mazzi vecchi con i supporti, perché Luna Light ha vinto l'ICS sì, ma perché ha avuto un supporto, Subterror adesso è forte, ma perché è uscito il Guru. Quindi la Konami è riuscita a raggiungere questo equilibrio. E non è facile. Chissà quando riavremo un meta così vario, signori. È bello il meta vario. Vogliamo dire, diciamoci la verità, dobbiamo fare un discorso molto semplice adesso. Ha ragione chi dice che il monometa premia più il giocatore forte, è più meritocratico. Perché? Perché quando c'è un monometa, un mazzo più forte degli altri, che c'è un ICS giocato da 900 mazzi uguali e 100 mazzi diversi, è ovvio che il giocatore più bravo viene premiato, perché ci sono i mirror e il giocatore forte o sa giocare il T0 meglio degli altri, o si inventa un mazzo che sodomizza il monometa. Capito? Metavario è molto diverso, perché metavario
Se io porto un mazzo che parte secondo e becco un mazzo che parte secondo anche lui, però lui vince il dado, mi fa partire primo, io passo senza fare niente il mio OTK. O se porto un mazzo combo, quindi con pochi, poche entra, però molto combo, parto secondo, quello c'ha un Colossus in campo e non posso fare niente. Oppure io parto secondo, soffro Altergeist, becco tre Altergeist di fila perché ho meta vario. Ecco, è più legata alla fortuna e agli abbinamenti che hai nel corso dei tornei. Tornei di qualsiasi livello, che sia l'ICS che sia il regionale, perché anche al regionale che ho fatto io domenica scorsa c'era un meta molto vario, ho affrontato 7 turni, 6 mazzi diversi, ho beccato solo 2 volte Thunder Danger, ha vinto Gouki tra l'altro quel regionale, assurdo, è un meta veramente strabiliante ed è bello così, anche io preferisco il monometa, lo posso dire, io preferisco il monometa, però non posso biasimare la felicità dei player. E io non posso lamentarmi di un meta così vario, perché questo è Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! È un gioco fatto di interazione fra i player, è un gioco dove ognuno deve portare il mazzo che più gli piace. Se il mazzo, come vedete, regge quantomeno il meta, uno può portarlo e sperare di fare qualcosa di grande. Lo si vede anche da un'altra prospettiva, il meta sano, la diminuzione delle entrap. Non c'è più un FTK. Sì, c'è una versione Guardrago che ho affrontato l'altro giorno. Guardrago Thunder Danger, che praticamente se non lo fermi ti uccide perché fa 3 Skull Dread e ti toglie 2 dalla mano e 4 Negini in campo. Ma a parte quello, non è tempo di fare previsioni della banner, ma fra 2 mesi vedo Skull Dread quantomeno limitato. Questo è il metavario. Quindi, piaccia o non piaccia, ce lo terremo per penso un bel po' di tempo. Perché non vedo all'orizzonte un nuovo mazzo T0. Sky Striker, Trickstar, mazzi che io odio, tutti noi abbiamo dei mazzi che odiamo, però la Konami anche in questo fa bene, nonostante non mi piaccia. C'è un mazzo che non è una rovina, non è un T0, non è un FTK come Sky Striker? Non lo tocchiamo, va bene, uno può rimanerci male, ma alla fine Sky Striker. A mio avviso, andando ancora più avanti nel tempo, continuerà a decadere. Perché? Perché continua ad essere un mazzo che ha gravi difficoltà a chiudere, ma soprattutto è un mazzo che la gente non ce la fa più. Perché io ho 2 amici che hanno Sky Striker, se lo sono comprati da maggio dell'anno scorso, quando è uscito. Io ho un amico, non farò il nome, che a un regionale, quando andammo insieme un mese fa a Frattamaggiore, ha portato, lui aveva Sky Striker full power, cioè full completo, e ha deciso di portare l'Iceworn Phantom Knight e ha fatto 2-3 drop. Ha detto: Mario, io mi sono rotto, non ce la faccio, cioè spero che esca la banda e deruccida, così gioco un altro mazzo. Un altro mio amico, mio compagno di team, ha venduto Sky Striker, adesso dice: no, no, io a Dusseldorf gioco Salamangreat, che è un salto nel vuoto, è un salto nel vuoto. Sì, perché va anche detto che meta vario, abbiamo tutti questi mazzi, ma altri 2 mazzi dobbiamo tenere in considerazione, oltre a quelli che ho elencato qui dentro, che sono per forza di cose Altergeist, che non ha fatto top a Chicago, ma è ovvio che è un mazzo forte che ha la nuova Jarre, quindi fa il suo, e soprattutto Salamangreat, un'altra bella idea della Konami. Questo è un mazzo che esce da Structure Deck, è un mazzo molto interessante da meta, non fortissimo, ha le sue debolezze, ma un mazzo che può dire assolutamente la sua e costa 30 € perché devi comprare 3 Structure. Salamangreat. Certo, ti serve Borresword, ma ve lo fate prestare, dai. E quindi che cosa dire? Finalmente possiamo dire Konami, hai fatto bene. Questa cosa l'hai fatta bene. Ci sono altre criticità? I premi continuano a fare schifo, le carte continuano a costare tanto, la regola del tempo non va bene, i danger, che cacchio li avete creati a fare i danger? Avete visto quanto costano, tra l'altro adesso, c'è un Jackalope che è oltre a 33 € l'una. Ci sono molti aspetti critici della Konami, ma per una volta voglio dire, brava Konami. Quindi scrivetemi nei commenti se siete... Se siete d'accordo, è ovvio che siete d'accordo, non avete altra scelta. Noi ci vediamo e ad un'altra puntata di Patenti di Vita.